Buongiorno a tutti, oggi siamo qui a Campo Felice, esattamente su via del Caseificio, e volevamo parcheggiare la macchina alla miniera di bauxite per andare su alla cimata di Puzzillo, ma come ben vedete questa dovrebbe essere una parte della strada che porta alla miniera di bauxite, impercorribile. Quindi abbiamo lasciato la macchina lì e, come al solito, col nostro grande culo, 2,8 km in più di camminata. Con noi oggi il grande Alfonso. Ciao ragazzi, siamo quasi arrivati a 1000, eh? Ci siamo, eh? Oh, mi tocca di quella cosa. È solo che me la sono scordata. Come famo fa? In qualche modo faremo, dai. In qualche modo faremo. Troveremo una soluzione. E poi con noi, anche oggi ci ha raggiunto Sara. Buongiorno! Sta tentando di salire senza cadere. Ecco. Ho cadato pure io. E niente, ragazzi. Cerco di tenervi aggiornati il più possibile su quello che è il tragitto che faremo per raggiungere Cimata di Puzzillo. Buona visione. Abbiamo raggiunto il riparo metallico e quindi siamo praticamente vicino alla cava di bauxite, e Alfonso, con la sua esperienza, ci racconterà che cos'è una cava di bauxite. La bauxite è una roccia da cui si estrae l'elemento per fare l'alluminio. Cose giuste. Poi verificate. Fantastici, questa oltre climb, oltre ad essere un canale di montagna, è anche un canale di scienza. Scienza e divulgazione di cultura. Esatto. Fantastico. Comunque siamo arrivati, penso, al primo segnale, dove prenderemo il sentiero. Vediamo. Miniera di bauxite, rifugio Vincenzo Sebastiani, 1C. Uh-huh. Andiamo di qua per l'1C. Altro cartello, proseguiamo per l'1C bis. L'1C era quello dell'A, questo è il bis, che ci porta al rifugio Sebastiani. Vincenzo. Abbiamo passato la faggeta e siamo arrivati al rifugio per le stalle, insomma, per i fattori. Vista bellissima, quasi dolomitica. Che dici, Affo? Sta neve che è semi ghiacciata e... Abbiamo fatto una piccola pausa merendina alla vecchia stalla che ci lasciamo alle spalle, e adesso proseguiamo dritti verso su e poi andiamo verso sinistra per il rifugio Sebastiani. Thank you.
Oggi stanco morto. Abbiamo fatto tutta la piana di Puzzillo, che è tutta questa qui. Veniamo lì da dietro la faggeta e adesso siamo al rifugio Vincenzo Sebastiani. Allora, stiamo lasciando il rifugio Sebastiani alle spalle. Siamo un po' in ritardo, ma ce la possiamo fare. È stata anche una mezza idea di abbandonarci qui, ma al rifugio, ma niente da fare. Si va in vetta. Bella salitina tosta. Lascio la GoPro e prendo la piccozza, perché sennò diventa un casino. Ci vediamo su. Ci siamo. Alfonso, piano piano, passa la volta con la piccozza, si aiuta. Grande Alfonso! Abbiamo trovato la sorpresa, ma abbiamo fatto secondo me un giro più bello, perché siamo arrivati, invece della cimata Puzzillo, al costone orientale, 2271 metri, e la vista direi che è fantastica, favolosa, bella. Consiglio a tutti questo costone, bella. Perché sembra di stare al centro. Al centro dell'Appennino, lì il muro lungo che abbiamo fatto qualche settimana fa, il Monte Velino, di là il Magnola, laggiù la Maiella, il Sirente, di qua tutto, tutta la catena del Gran Sasso, il Monte Vettore, fino al Terminillo di là, si vede veramente tutto.